Buonasera a tutti, sono qui semplicemente perché avendo dato diverse agenzie di stampa oggi per tentare di capire quello che è successo con riferimento alla vicenda del dottore, del prefetto Bruno Contrada, volevo soltanto chiarire alcuni aspetti che mi sono stati domandati da più parti, quindi volevo fare un'unica, diciamo, allocuzione e evitare, diciamo, di dare notizie che possono essere magari fraintese o contraddittorie. Come sapete, la Corte di Cassazione, ieri la sezione quarta penale, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto come ingiusta detenzione al dottor Bruno Contrada la riparazione appunto per ingiusta detenzione, quantificandola in 667.000 euro. Chiaro che, come ho già detto, aspettiamo di leggere le motivazioni e abbiamo sempre un profondo rispetto per tutti i provvedimenti che vengono presi da qualsiasi giudice, soprattutto il giudice di legittimità, ma è chiaro, sono chiare alcune cose che vorrei esplicitare con la massima serenità e libertà. Innanzitutto, questo provvedimento non ha nulla a che vedere con il provvedimento del 2017, con il quale la Corte di Cassazione, sezione prima penale, ha dichiarato la ineseguibilità e improduttività di effetti penali nei confronti della sentenza, quindi ha eliminato dall'ordinamento la sentenza, diciamo, a carico di Bruno Contrada, e quindi la sua condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Questa non rimane assolutamente inficiata. A seguito di quella sentenza, noi avevamo poi fatto già a fine del 2019 un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, cioè Contrada rimane un cittadino libero e incensurato, perché così è, perché è presunto innocente, è innocente, sul suo casellario giudiziale c'è scritto nulla, quindi ho sentito, ho letto anche cose contrastanti da questo punto di vista, argomentazioni giuridiche un po' strampalate, quindi mi sembrava corretto, diciamo, ristabilire i fatti e la verità. Quindi quella revoca della condanna, questa dichiarazione di inseguibilità, comunque l'annullamento dell'ordinamento giuridico di quella condanna rimane e non viene preso in considerazione. Qui si trattava di una richiesta aggiuntiva che noi avevamo fatto per una riparazione, chiamiamolo, diciamo, atecnicamente un risarcimento del danno per la ingiusta detenzione subita da Contrada, partendo dal presupposto che il processo non doveva essere né iniziato né terminato con una condanna, perché questo era quello che aveva stabilito la Corte Europea dei diritti dell'uomo, cioè che Contrada non dovesse essere né processato né condannato ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione. È successo che la Corte d'Appello ci ha dato ragione. Appunto, ha liquidato quella somma di 667.000 euro che aveva stabilito, e poi la Procura Generale e l'Avvocatura dello Stato hanno interposto ricorso per Cassazione con una serie di motivazioni che non sto qui a elencare, e la Cassazione ha deciso di accogliere uno dei motivi, uno più, insomma, vedremo dalla motivazione che normalmente non conosciamo. Ma sembra evidente che sia stata probabilmente colta una lacuna motivazionale all'interno del provvedimento della Corte d'Appello di Palermo, cioè dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo. Devo dire che qualche problema di aporia motivazionale noi l'avevamo rinvenuta in quel provvedimento, che secondo me non era completo, e quindi da questo punto di vista posso comprendere perfettamente le ragioni della Cassazione che prima di liquidare una somma così ingente comunque abbia voluto, diciamo, un rafforzamento di quella motivazione. Vedremo poi dal provvedimento quello che c'è scritto. Questo secondo noi il punto che deve essere, a mio parere, chiarito. Il problema però è che la Cassazione deve anche, questo diciamo, se con tutto il rispetto che dobbiamo al dictum e alle motivazioni che leggeremo dalla Cassazione, deve un po' anche mettersi d'accordo con se stessa, perché mi sembra che sia contraddittorio, a mio parere, che da un lato la sentenza della Corte, diciamo, di Cassazione recepisca il dictum della Corte Europea, dicendo che il giudice interno non abbia alcuno spazio di manovra rispetto al dictum della Corte Europea, quindi nell'esecuzione, perlomeno individuale, per quello che riguarda Contrada, della sentenza della Corte Europea, da cui rientra anche un eventuale risarcimento del danno per l'ingiusta detenzione patita, e dall'altro però la Cassazione entri, diciamo, in qualche modo sul provvedimento che eseguiva di fatto, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, il risarcimento per ingiusta detenzione, quindi cercava di limitare per quanto possibile
la lesione subita dallo stesso Contrada, e quindi anziché chiudere la partita e sostanzialmente dare spazio al risarcimento, che a nostro parere, e questo è importante, la Cassazione non ha detto che non c'è il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ma rinvii chiaramente di un tempo che sarà comunque lungo, perché le motivazioni dovranno essere depositate, poi ci sarà la fissazione dell'udienza del rinvio, poi ci sarà un'ordinanza che susseguirà dopo magari mesi l'udienza del rinvio. Nel frattempo il dottore Contrada probabilmente, e speriamo, noi vi auguriamo vita lunga, ma dico, non è in condizioni di salute molto, molto gravi, è anziano, ha 90 anni. Quindi probabilmente tutto questo si concretizzerà nel fatto che il Contrada non potrà mai vedere, neanche per iscritto, che questo suo diritto è stato sancito e recepito dall'ordinamento italiano. Quindi secondo me c'è un atteggiamento contraddittorio della Cassazione, che poi diciamo, potremo commentare meglio quando leggeremo il provvedimento, che di fatto rende il diritto vantato dal dottore Contrada riconosciuto da più sentenze della Corte Europea, da una che era quella sull'articolo 7 di cui abbiamo parlato, per cui Contrada non doveva essere né processato né condannato, e un'altra che riconosceva la violazione dell'articolo 3 per trattamenti inumani e degradanti nei confronti del dottore Contrada per aver subito una detenzione fuori dai casi previsti dalla legge e, diciamo, denunciando un'incompatibilità con il regime carcerario. Queste alcune considerazioni, diciamo, di carattere generale. L'amarezza rimane da un punto di vista umano, Ministro, perché, permettimi, consiglio diciamo, aiuto non c'è dubbio dell'infanzia. che la Corte di legittimità non ha dato quindi esecuzione integrale alla sentenza di Strasburgo, secondo appunto il cui il dottore Contrada non andava né processato né condannato. Adesso comunque la palla passa nuovamente alla Corte d'Appello palermitana. Ed è molto probabile, come ho già detto in altre situazioni, che il dottor Contrada, non considerata la sua età e la sua salute, non potrà mai vedere, se non i suoi eredi, diciamo, il risarcimento del danno che gli spetta. Naturalmente, è chiaro che proseguiremo la nostra battaglia con tutte le azioni legali necessarie per l'ottenimento di questo giusto riconoscimento, nelle speranze che le corti adite facciano in fretta sia a depositare i provvedimenti nei termini di legge, che a dare la possibilità poi a una fissazione urgente e celere del procedimento, considerate le vicende. Quindi speriamo che la Cassazione depositi nei termini di legge, diciamo, il provvedimento, vista l'età e le condizioni di salute del prefetto Contrada. C'è da dire che naturalmente il Consiglio d'Europa, attraverso il suo comitato dei ministri, vigila ai sensi dell'articolo 46 sulle esecuzioni delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questo mancato momentaneo riconoscimento a Contrada della somma che gli era stata data dalla Corte d'Appello di Palermo proprio in attuazione dell'articolo 46 fa sì che noi ci rivolgeremo al Comitato dei Ministri per trasmettere il dispositivo del provvedimento al Comitato stesso, il quale ha un'importanza politica notevole e sostanzialmente vigilerà sull'esecuzione della sentenza del giudicato del 2015. Siamo nel 2021 e ancora il giudicato su Contrada non è stato integralmente eseguito. Ci riserviamo naturalmente di leggere le motivazioni e poi speriamo che il giudizio di rinvio possa essere intrapreso il prima possibile. Da questo punto di vista, io ritengo di avere esaurito le mie argomentazioni, e quindi, diciamo, se c'è qualcuno che vuole nel frattempo per iscritto pormi delle domande, io sono a vostra disposizione. Eventualmente poi vi lasciamo. Comunque, credo di aver esaurito quello che c'era oggi da dire, che comunque non ci deprime, anzi ci motiva ancora di più per percorrere ulteriori strade rispetto a quelle già ulteriormente percorse. Anzi, ricordo che c'è in corso in Corte Europea un altro ricorso pendente contro lo Stato italiano, sempre per violazione della Convenzione nei confronti di Bruno Contrada, che riguarda la procura, le perquisizioni da parte della Procura Generale di Palermo, della Procura di Reggio Calabria, le perquisizioni effettuate anche in orario notturno, e di cui, diciamo, per cui il ricorso è stato già superato già il primo filtro di ricevibilità da parte della Corte, e che diciamo, riguardano Contrada, ma riguardano un po' tutti noi, perché chiaramente per tutti noi, diciamo, vige il divieto di violare sino a un certo l'inviolabilità della nostra vita personale e privata.
Adesso, diciamo, vi do anche spazio o modo di porgere eventualmente qualche ulteriore domanda. Se, purtroppo, diciamo, si può fare solamente per iscritto perché i tempi non ci consentono di fare una conferenza stampa come si deve. Quindi, se non ci sono altre richieste di delucidazione o domande, io a questo punto saluterei il nostro pubblico e grazie per l'attenzione.